Vertigine, il nano Calvino, la libertà, in realtà ex Scalvino, nasce dalla mia volontà di parlare in realtà di libertà più che di Italo Calvino, ma nel momento in cui ho scelto questo argomento così delicato oggi, soprattutto dopo la pandemia, mi sono ricordato che quell'autore che ho amato moltissimo ha avuto come ossessione, direi quasi, principale di tutto il suo percorso letterario, proprio la libertà, nel senso di autodeterminazione, come mi determino nel mondo. E ha portato avanti, quello che dovremmo difendere tutti, cioè il concetto più facile, che la mia libertà, è quella che finisce dove lede la tua. È il principio filosofico, illuminista e che oggi invece tendiamo a mettere in gioco in diversi modi, col nostro modo di vivere e anche con le pulsioni che ci sono tutto intorno a noi, ai confini del nostro continente, per dire. Quindi mi sembrava opportuno ragionare intorno a questo concetto con forza e ho deciso che l'avrei fatto con Calvino, non su Calvino. Ho scelto i testi che più pensavo fossero adatti ad affrontare questo percorso sulla libertà e li ho riadattati a mio modo, trasformandoli in canzoni teatro, in trap, in rap, in versi anche molto alti, spero, per provare appunto a fare un percorso sulla libertà dentro i testi di Calvino. Ne è venuta fuori una cosa stranissima tra musica, parole e corpo dell'unico personaggio di Calvino che in realtà un corpo non ce l'ha, perché parliamo di uno degli abitanti del Cottolengo la giornata di uno scrutatore, quindi qualcuno che il corpo ce l'ha inchiodato in una posizione, io lo libero per 1 ora e 20 e lo lascio parlare. Più si avvicina e più c'è struggimento a rivederla e non è più bambina. 10 anni e adesso è qui.